pronto per il collegamento, quindi da, eccoci qui, ecco chi hai con te, chi c'è lì accanto a te? Abbiamo scoperto perché c'era così tanta affluenza fuori dal comune, perché c'è il matrimonio del signor Alberto. Esatto, che si sposa proprio oggi. Tanti auguri allora. Grazie mille. Come si chiama la sua futura imminente sposa? Cristina. Bene. Avete scelto il comune di Legnano perché siete legnanesi o per così? Io sono di Legnano e ci tenevamo a farlo qua. Bene, Andrea, se vuoi chiedere qualcosa anche tu, magari quanti sono gli invitati, chi officerà la cerimonia? Allora, gli invitati sono circa 200. Spero che ci siano tutti qua, perché la sala non credo che li contenga tutti, comunque. Beh, la sala degli esterni è grande, ma forse non così tanto, ecco. Sì. Andrea, potresti officiare tu però? No, non sono io oggi che officerò. Chi sarà ad officiare il matrimonio? La Stefania Materassi, la nostra carissima amica che lavora qui in municipio a Legnano. Bene. Quindi si preannuncia una grande festa, poi andrete al ristorante. Sì, andiamo all'ex Gaucho con tutti gli amici parenti. Per chi ci sta seguendo, i nostri telespettatori volessero unirsi. Ah, sicuramente. Dalle 1:30 in poi quando volete. Esatto. Insomma, tu... ieri c'è stato anche un altro matrimonio. Sì, del parlamentare di Legnano Riccardo Olgiati, quindi insomma matrimoni a go-go in questo periodo. Sì, settembre-ottobre sono mesi gettonati da questo punto di vista nell'ultimo periodo. Una volta era maggio il mese per i matrimoni d'eccellenza, no? Invece adesso ci si allunga anche sull'anno. È bagnato ma fortunato, sì. Esatto. Senta, ma dopo quanti anni di fidanzamento o convivenza cornate oggi? No, tre anni. Ah, poco, dai, l'ha fatta aspettare poco la sua signora. Ma quando trovi la giornata giusta non è un problema di tempo. Che bello. Vedi, siamo in sintonia io e Andrea. Beh, allora tantissimi auguri, insomma. Pensavamo già ci fosse qualcuno da scortare, invece c'è un corteo da organizzare, insomma, un corteo nuziale in questo caso. Veramente, veramente bella questa cosa, ci fa piacere. Andrea, io ti ringrazio e ti aspetto domani. Il signor Alberto adesso deve andare perché istruzioni. Grazie Alberto, auguri. Allora vi restituisco la linea, vi saluto. Bene, Andrea, naturalmente domani vi aspettiamo sempre sul territorio, abbiamo ancora da parlare di gattini in difficoltà, insomma, domani vi anticipo che saremo al mercato di Legnano per far assieme alla cittadinanza del mercato di Legnano, quindi se volete potete venirci a trovare lì. L'altra promessa che hai fatto la scorsa settimana, quindi è giusto onorare come avevamo detto. Tra l'altro domani è la festa dei nonni. Quindi il 2 ottobre è una ricorrenza che è stata istituita insomma da qualche anno, e è la festa dei nonni in tutta Italia. Quindi se al mercato, come suppongo accadrà, ci saranno magari dei nonni che vanno a fare la spesa per magari comprare qualche delizia, qualche piccola sorpresa per i nipotini, ecco, Andrea sarà sicuramente in grado di catturarli e di far raccontare loro l'esperienza insomma di nonno, perché no? Assolutamente, sarà fatto. Bene, dai. Anche perché insomma portare un nonno vigile in diretta sarà difficile domattina, ci proveremo, ma se no li troverai tu. Va bene, ho il naso bello grosso da setuccio. Perfetto, io invece ce l'ho grosso da raffreddore in questo momento. Preferirei averlo da tartufo, ti dirò, visto l'orario. Grazie Andrea. Grazie a voi, buona giornata.